sono Panini della ditta Motorinautici di Pesaro e oggi volevamo presentare un nostro un nuovo prodotto. Il nostro prodotto è uno scarico per motori GM Small Block, che vedete qua davanti, che vanno da 5.000 a circa 6.200. Okay, il nostro prodotto è uno scarico realizzato interamente in acciaio inox 316. Tutto diciamo, l'acciaio, tubi, curve, piastre, c'è tutto la componentistica di qualità ed è tutta certificata. Questo scarico è fatto interamente a mano, come si può vedere dalle varie immagini. Logicamente è uno scarico raffreddato, quindi c'è un tubo interno e un tubo esterno di 1,5 mm, sia per l'interno che per l'esterno. Praticamente questo scarico come caratteristica c'ha che è unico nel senso di avere questa diciamo, forma a chiocciola che non nessun altro produttore ricrea. E si può montare su, diciamo, gli attacchi standard di motori GM, quindi tutti quelli che marinizzano a questo tipo di motori, quindi Mercruiser, Volvo, Vortec, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, diamo un'occhiata a questo scarico. Praticamente c'ha l'imbocco per l'acqua, che è questo qua, un diametro da 25 mm. C'ha uno scarico per la fuoriuscita dell'acqua se qualcuno vuole fare del rimessaggio oppure per mantenere lo scarico vuoto quando non si usa, diciamo, l'imbarcazione, oppure se non interessa si toglie questo rubinetto, si mette un tappo e finisce là. C'ha una predisposizione per un eventuale anodo, che qui adesso non ho, però lo metteremo praticamente per la protezione dalle correnti galvaniche che andrà avvitato qua. Qui c'è un filetto da mezzo pollice e si possono andare questo tipo di anodi, però questo lo diamo diciamo, in dotazione noi, non c'è nessun problema. L'acqua praticamente, come in tutti gli scarichi, entra da qua. Dal buco da 25 si va in questo rain, si ramifica con questi tubicini da 12 mm su ogni tubo, arriva qua e si diciamo qui c'è una camera tra questo cone e un cone interno e si vaporizza per mezzo di questi forellini da 4 mm. Quindi praticamente abbiamo i fumi che escono da questo foro qui centrale, il 4 in 1. E qui l'acqua viene polverizzata fino ad andare in uscita. Anche a comprare uno scarico in acciaio anziché uno tradizionale in ghisa. I motivi sono principalmente tre. Il principale è sicuramente la durata, quindi essendo uno scarico in acciaio almeno soggetto all'usura del mare, che ne è della vecchia ghisa. Un altro vantaggio è il peso. Questo scarico pesa circa 12,5 kg contro i 30 kg dello scarico originale. Adesso lo andiamo a pesare. Vediamo un po'. Ok, segna circa 12,5 kg. E questo è quello in acciaio. Qua sul tavolo c'è un scarico tradizionale in ghisa composto dal ricollettore di scarico e dal riser. Qui al centro molti mettono dei rialzi da 3 pollici o da 6 pollici per aumentare la linea di galleggiamento. Andiamo a pesare anche questo scarico originale, lo metto insieme. Ok, e siamo sui 28,7 kg circa. Quindi risparmiamo la metà del peso. Considerando che questa qui è solamente una bancata, si moltiplica per due e si hanno circa 50 kg di peso in meno da portare a bordo. Un altro punto a favore di questo scarico in acciaio è sicuramente la prestazione. Facendo questo tipo di giro siamo riusciti ad ottenere circa tutte le lunghezze dei tubi di uguale distanza. C'è solamente un 15% di differenza tra il tubo più lungo e il tubo più corto. In questo motore abbiamo montato i due tipi di scarichi, quello originale sulla parte destra e quello in acciaio sulla parte sinistra. Ci
C'è una piccola caratteristica, è che le candele sono molto accessibili rispetto a quello originale, infatti qui uno può andare a togliere le pipette, smontarle molto semplicemente, si vedono anche diciamo dalla parte anteriore. Ora parliamo di ingombri. Allora, diciamo che sulla parte laterale questo scarico rimane circa più largo di qualche centimetro rispetto a quello originale. Andiamo a vedere in questo modo. Ok, come punto di riferimento prendiamo la base inferiore del coperchio delle valvole, circa questo qua, e sono circa 14 centimetri rispetto al coprivalvole. Andiamo ora a vedere la parte sinistra sullo scarico originale. Ok, almeno in questo modo. Il coperchio delle valvole è intorno ai 13 centimetri, quindi ci siamo, è solamente un centimetro e mezzo più là. Sulla parte superiore, ok, circa siamo qua, ok, e siamo intorno ai 17 centimetri rispetto a uno scarico originale senza rialzo tradizionale. Ora vi faremo vedere la componentistica e le varie fasi di realizzazione di questo scarico. Tutto parte dai tubi, che possono essere tubo da 25, tubo da 12, tubo da 50, 38, tutto quello che necessita. Ok, cominciamo dalla frangia. Frange in acciaio inox, spessore 8 mm, che è il pezzo principale. Questo è il primo pezzo. Su queste frange vengono prima posizionati, diciamo, i tubi interni, ora vi farò vedere già piegati, se no. Il terzo tubo e il quarto tubo. E questi diciamo che sono i tubi dalla parte interna. Su questi tubi vengono applicate delle curve di uguale diametro. Logicamente queste sono già fatte. Due distanziali, perché i tubi ovviamente vengono sfalsati. Eccolo qua. Ok. Poi cominciamo dalla ricopertura di questo tubo. Questo tubo viene incamiciato da un tubo più grosso, che posso, sono questi. Uno. Ok, logicamente, questo è un esempio, questo è il prodotto, si fa prima la parte interna, viene infilato sulla parte esterna e si va a ricoprire il tutto fino a creare il tubo incamiciato. Ok. Le curve, queste curve qui vengono ricoperte con delle curve fatte, diciamo, a settori, che sono queste qua, e con ogni tubo
viene fatto un settore. Ok, questi sono gli ultimi pezzi. Per formare la curva e per incamiciare la curvetta interna, per fare un esempio, 1, 2, 4 e 5, e si ha, diciamo, la curva incamiciata, così per far vedere dov'è. Qui c'è una riduzione, un piccolo cono che va dal diametro maggiore al diametro minore. Ok. Ovviamente questi pezzi vengono tutti fatti a mano da pezzi più piccoli, che sono questi qua. Ovviamente abbiamo il cono, che sarebbe questo qua, con tutte le varie parti. Possono essere vari settori, questo. Gli innesti dell'acqua, che sono tutti in gradi a seconda di, se devi girare a destra o a sinistra, e tutti i vari tipi di settore, più o meno grossi, per fare le varie curve. Ok. A questo punto abbiamo realizzato i quattro tubi, e andiamo sulla parte di unione dei quattro tubi, che viene fatto con una frangia da 3 mm. Siamo qua. Allora, questo qui è il famoso riser che si vede sullo scarico originale. Praticamente i quattro tubi si innestano su questa frangia principale. Questa frangia qui ha al suo interno, escono i tubi interni e vengono fissati su questa seconda frangia a circa 1,5 cm. Su questa frangia vengono saldati e escono i fumi del discarico, mentre tutto intorno c'è la fuoriuscita dell'acqua. Su questa prima frangia viene saldato un cono, in questo modo. Su questo cono viene saldato un diffusore e tutto viene chiuso con un ulteriore cono, e verrebbe una cosa del genere. Il passaggio dell'acqua è tra questo cono e questo cono. C'è una camera di circa 5-6 mm in cui l'acqua entra dai quattro tubi, si espande qui e viene polverizzata da questi fori qua, e si mischia qua, in questa parte qua, con i fumi di scarico che escono da questo cono qua. Infine viene messo un anello, circa 3 cm, semplicissimo anello, saldato per inserirlo con il tubo in gomma dello scarico. E questo è il cono realizzato. Quindi, per capirci, tutte le cose che sono in questo tavolo sono tutti i materiali che servono per fare una bancata di questo scarico. Ovviamente nel motore ce ne sono due, quindi si raddoppia questo materiale. L'ultima cosa da fare è realizzare il raffreddamento. Per realizzare il raffreddamento c'è un tubo, un range forato di larga, dove vengono attaccati vari tubicini, curve, il materiale che serve per realizzare la canna dell'acqua. Questa è la mia canna, poi ci va il raccordino per il rubinetto per l'uscita dell'acqua. Lato raccordino per l'anodo, la curva dove entra l'acqua di raffreddamento e un attacco per il tubo in gomma. Da qui
partono i tubicini che si vedono su quello originale, che vanno, diciamo, su i quattro tubi. Adesso questi sono tubi fatti così a caso, ma questi vanno realizzati sul posto, quindi ogni scarico viene legato a misura. L'ultima cosa, lavoro terminato, quindi quando tutte le saldature sono state effettuate, vengono fatti tre trattamenti. Il primo è il decappaggio, che è la pulizia di tutte le saldature. Il secondo è una elettrolucidatura e l'ultimo processo è la passivazione. Questo sia un trattamento estetico ed è anche un trattamento per migliorare la corrosione nel tempo. E questo è il risultato finale. Si possono ottenere anche scarichi grezzi, nel senso che ci si ferma alla saldatura senza fare questi processi qua. E il risultato sono saldature a vista come queste qua, sono tutte saldature al TIG, però si vede il calore prodotto, quindi non so se siano meglio o peggio, questione di gusti, insomma.